Chi ha ucciso la Lancia Stratos? Dopo essere arrivata al titolo mondiale, l'auto nata per i rally diventa la dominatrice assoluta a metà degli anni 70, ma la sua carriera finisce molto prima del previsto per motivi che non hanno niente a che fare con lo sport. Cos'è successo? Ve lo racconto in questo video. Ci eravamo lasciati a fine 1974 con il primo video dedicato alla Stratos. Se non l'avete visto, recuperatelo, vi metto il link in descrizione. Dopo una lunga gestazione, l'arma della Lancia ha vinto il campionato mondiale rally al primo tentativo, battendo con una incredibile rimonta la Fiat. È una situazione decisamente strana. Due case dello stesso gruppo lottano per vincere il campionato del mondo. La casa che è stata acquistata batte la sua nuova padrona. Due reparti corse nella stessa città, sotto la stessa proprietà, si sfidano con una rivalità fortissima, una specie di derby torinese che non si gioca allo stadio comunale, ma sulle strade di tutto il mondo e soprattutto senza esclusione di colpi. Questa è la situazione all'inizio del 1975 e, messa alle spalle la crisi energetica, il Mondiale Rally parte regolarmente in gennaio con la gara che vale una stagione, il Rally di Monte Carlo. Il finale di campionato 1974 è ancora freschissimo perché l'ultima e decisiva gara, il Tour de Corse, si è corsa ai primi di dicembre. La Fiat si è leccata le ferite e torna in forze con le sue 124 Spider Abarth potenziate e con un gruppo di piloti fortissimi. I finlandesi hanno Mikkola e Markku Alén, il giovane Fulvio Bacchelli ed un francese con la faccia da impiegato del catasto ma il piede pesantissimo. Si chiama Bernard Darniche. Ricordatelo perché ne parleremo anche più avanti. In altre gare mondiali c'è anche Maurizio Verini, bandiera del marchio e impegnato soprattutto nel campionato europeo. Ma gli occhi sono ancora una volta tutti per lei, la Stratos. In questa gara le berlinette Lancia attirano l'attenzione già da ferme per la nuova livrea. Salutata la Marlboro, arriva una delle sponsorizzazioni più famose della storia dell'automobile. Le Stratos ufficiali diventano bianco-verdi, come gli aerei dell'Alitalia, e a farle volare ci pensano il confermato Jean-Claude Androuet, Raffaele Lele Pinto, il fortissimo svedese Björn Valdegård e ovviamente sempre lui, Sandro Munari. In arte il drago. Già dal via è chiaro che la Fiat può fare poco e il decollo della Lancia verso il secondo mondiale consecutivo parte già dalla prima corsa. Dopo 8 giornate e nottate, perché questi erano i rally dell'epoca, atterra sul lungomare di Monte Carlo un caccia bianco-verde. Munari regala alla Stratos la sua prima vittoria nel Principato, davanti a 3 Fiat ufficiali. Piccola curiosità, Sandro aveva preteso il numero di gara 14, lo stesso con cui aveva vinto 3 anni prima al volante della Fulvia Coupé. Mi sa che aveva ragione lui. È l'inizio della cavalcata trionfale. Nella gara successiva in Svezia, Valdegård vince in casa sua, mentre al Safari Rally in Kenya, Munari arriva secondo solo perché ha finito le gomme di scorta e salta il ponte radio con l'assistenza che può portargli quelle di ricambio. Ma la Stratos, preparata apposta per la durissima gara africana, è valida anche sulle piste della savana. E non è certo nata per quelle. Al Sanremo vince ancora Valdegård davanti al drago, sicuramente non contento di perdere sulle strade italiane, e la ciliegina sulla torta arriva ancora al Tour de Corse, senza nemmeno bisogno della squadra ufficiale. Le Stratos infatti iniziano ad essere vendute anche ai privati. Fiorio ha capito che fornire assistenza a squadre esterne può essere un'ottima arma per vincere ancora di più, perché fa affidamento su team e piloti che hanno più conoscenza specifica delle varie gare e risparmia sul budget a sua disposizione, perché non è che il gruppo Fiat gli giri soldi all'infinito, anzi. In Corsica succede proprio questo: a vincere non è una Stratos ufficiale, ma quella del preparatore Chardonnay, guidata da quel pilota con la faccia da impiegato del catasto e il piede pesantissimo, Bernard Darniche. Passato dalla Fiat alla Lancia, il francese sarà uno dei piloti più vincenti al volante della Stratos. Continuate a ricordarlo perché tornerà ancora in questa storia. Per finire la stagione, Valdegård domina anche il RAC, nonostante il cofano strappato, ma viene squalificato e la gara britannica resta una delle poche che la Stratos non vincerà mai. Poco male, per la seconda volta consecutiva la Lancia è campionessa del mondo. Sapete chi arriva seconda? La Fiat. Di nuovo. La padrona del gruppo deve accontentarsi delle vittorie di Verini nel campionato europeo e di Bobo Cambiaghi nell'italiano, però è un contentino, arrivato soprattutto perché le Stratos non sono ancora così diffuse, ma quando si fanno vedere stanno davanti a tutti, come in Sicilia a San Martino di Castrozza con Pinto e al Rally delle Quattro Regioni con il solito Munari. Nel 1976 la Lancia sviluppa ancora la Stratos HF portando il motore Dino 4 valvole a 280 cavalli, rinnova il contratto a Munari, Valdegård e Pinto,
e a seconda delle varie gare sceglie specialisti locali, tipo lo svedese Valdrifsson, il finlandese Lampinen, il giovane Mauro Pregliasco e ovviamente Nanard Arnish. E non trascura nemmeno l'immagine, la livrea diventa ancora più curata graficamente, con le bande rosso-verdi di Alitalia che seguono la linea delle Stratos, rendendole più aggressive e consegnandole direttamente al mito. Secondo voi com'è andata? Munari vince il suo terzo Monte Carlo e non gli serve nemmeno il numero 14, perché sulle portiere questa volta ha l'1. E accanto a lui siede il nuovo navigatore Silvio Maiga, perché Mannucci è diventato direttore sportivo al posto di Daniele Audetto, passato a dirigere la Ferrari in Formula 1. Ma non è una vittoria, è un dominio. La Lancia fa addirittura tripletta, con Vondegaard secondo e Arnish terzo. Il Drago batte tutti anche in Portogallo e al Tour de Corse, e fa terzo in Marocco. Solo al Safari la Stratos si ritira ancora, nonostante la lunga preparazione, ripetendo la maledizione della gara africana. Alla Stratos in versione Safari ho dedicato un capitolo nel video da Asi in Pista 2023. Se non l'avete visto, potete recuperarlo al link in descrizione. C'è anche il tempo per una sfida epica al Rally di Sanremo, tra Munari e Vondegaard, decisa con un duello all'ultima speciale imposto da Cesare Fiorio. Per soli 4 secondi vince lo svedese, che poi se ne va a correre per la Ford, ma questa è una storia che magari vi racconterò a parte. Ovviamente il terzo titolo mondiale consecutivo per la Lancia è una formalità, ma in più arrivano anche il campionato italiano con Tony Fassina, altro nome che risentirete tra un po', e il titolo europeo. E sapete chi lo vince? Ancora lui, Nanard Arnish, che sembra nato per guidare la Stratos di Chardonnay. Ah, dimenticavo, indovinate chi è arrivato secondo nel mondiale? La Fiat, certo, avevate dei dubbi? La Stratos è arrivata dove doveva, ad ammazzare letteralmente i rally. Tutto sembra andare alla grande, ma già a metà della stagione 1976 iniziano a circolare voci preoccupanti per la Lancia. Dopo la vittoria di Arnish al Rally 4 Regioni, un articolo di Autosprint firmato da Carlo Cavicchi parla di tensioni all'interno della squadra corse per via di alcuni ritiri in gara, di un Fiorio meno presente alle corse e soprattutto della necessità di preparare le redde della Stratos in vista del cambio di regolamenti del 1978, che in realtà non ci sarà. Ma non c'è solo questo. In Fiat si inizia ad essere un po' infastiditi, e uso un giro di parole, da questa Lancia comprata già da 7 anni che continua a battere sempre e regolarmente la sua padrona. Le 124 Spider Abarth, adesso colorate come lattine di olio Fiat, sono pronte ad essere pensionate e sta per arrivare la nuova arma che deve battere la Stratos. Al Giro Automobilistico d'Italia 1975, l'Abarth, diventata in pratica il reparto corse Fiat, corre e vince con la 031, un prototipo che sotto le forme della berlina 131 di serie monta un motore V6 da quasi 3,5 litri e 270 cavalli, che la fa volare a 260 km all'ora. Una vera bomba, come le Silhouette Gruppo 5, ve ne ho parlato nel video sulla Giulia GTA della Technopel che vi metto in descrizione, ma può essere solo un esemplare unico costruito per vincere una gara seguita soprattutto in Italia? Ovviamente no, perché è la base per sviluppare la 131 Abarth Rally Corsa, ovvero l'erede della Spider che corre già 2 gare nazionali a fine 75 e nel 76 vince il Rally dell'Elba nell'Europeo e il Rally dei Mille Laghi, gara finlandese del campionato mondiale, con al volante sempre il grande Mark Wallen. Insomma, è arrivata la degna sfidante della Stratos e il duello si accende ancora di più. Cioè, non esattamente, perché interviene la dirigenza del gruppo Fiat. L'ordine per il 1977 è categorico, basta con le lotte interne. Anche se la Stratos domina in lungo e in largo e i regolamenti le permettono di correre fino al 1981 compreso, la Lancia non parteciperà più a tutto il campionato del mondo, ma solo a Monte Carlo, Safari, Sanremo e Tour de Corse, oltre ovviamente alle gare nazionali ed europee. A puntare al mondiale sarà solo la Fiat con la 131 Abarth. La scelta è comprensibile per le spese, disperdere le energie e farsi la guerra dentro lo stesso gruppo è inutile. In più, anche il marketing dice sicuramente la sua. La 131 Abarth Rally è sempre una gruppo 4, cioè un modello sportivo prodotto in soli 400 esemplari, ma esteticamente è molto più simile alla berlina per famiglie da cui deriva di quanto non sia la Stratos HF, con una Beta o con una Gamma, tanto per fare un esempio. Ma le scelte del management sicuramente non piacciono in casa Lancia. Giusto per far capire quanto la scelta fosse sportivamente discutibile, la stagione inizia con la terza vittoria consecutiva di Munari a Monte Carlo con la Stratos Alitalia numero 1, che plana direttamente nel mito, perché sarà l'ultima con quella livrea che l'anno dopo finirà sulle Fiat ufficiali. Strano, vero? Sandro sarà poi terzo al Safari e a fine anno avrà la soddisfazione di vincere la prima Coppa Fiat Piloti, in pratica il trofeo che 2 anni dopo diventerà il campionato del mondo, vincendo il Rally di San Martino di Castrozza e andando a raccogliere punti fino in Sudafrica al Total Rally. Ma il mondiale, come da programmi, andrà alla Fiat, finalmente libera di correre senza la Lancia tra i piedi, pardon, tra le ruote.
Come da programma, la Stratos vince i campionati dove viene confinata, cioè l'europeo ancora con Bernard Arnisch e l'italiano con Mauro Pregliasco. Ma sono anche gli ultimi titoli per la Lancia sportivamente indipendente, perché i dirigenti Fiat hanno programmato la fusione. Dal 1 gennaio 1978 nasce l'ASA, sigla che significa Attività Sportive Automobilistiche. Sembra un po' il nome di un ente inutile parastatale, in pratica è la struttura che unifica i reparti Lancia HF e Abarth Corse. Una mossa assolutamente ineccepibile da un punto di vista manageriale, ma nella pratica non facilissima da realizzare. Pensate a cosa può uscire mettendo insieme dirigenti, piloti e meccanici che fino a ieri e da anni fanno di tutto per battersi. A gestirla con le sue capacità uniche è Cesare Fiorio, con accanto Daniele Audetto, rientrato dalla Ferrari, non a caso i due personaggi che avevano portato la Lancia sul tetto del mondo. Ovviamente nel mondiale la scelta è chiara, si punta tutto sulla Fiat 131 Abarth, con laudata campionessa del mondo in carica, mentre la Stratos, che per regolamento deve tornare alla versione di serie perdendo particolari preparati per le corse, tipo il potente motore a 24 valvole, viene ufficialmente pensionata, o quasi. In realtà la Stratos è un tale capolavoro che anche con un'involuzione tecnica continua ad andare fortissimo, ed in alcune gare viene ancora usato dalla squadra ufficiale del gruppo Fiat con una nuova colorazione Pirelli, bianco, rosso e nera. Proprio con questa livrea Mark Wallen vince nel mondiale il Rally di Sanremo, e con gli stessi colori Tony Carello domina il campionato europeo Rally, in cui partecipa a 10 gare e ne vince 7. La pensionata è prima anche del campionato italiano, dove Budafieri si porta a casa la vittoria in 3 gare. Ma pensate che sia finita qui? I fatti dicono che la Stratos è ancora molto competitiva, oltre ad essere già un mito a tutti gli effetti. Molte squadre e i piloti privati continuano a portarla in gara, e lei, la regina dei rally, non li tradisce. Nel 1979, dismessa dalla squadra ufficiale contro ogni ragionevole pronostico, la Stratos vince il Rally Monte Carlo per la 4ª volta. E sapete con chi? Ancora lui, Bernard Arnisch, sempre con un esemplare del preparatore Chardonnay. Ve lo avevo detto di ricordarvi il nome. Non solo vince, ma lo fa dando spettacolo nelle prove notturne, dove rimonta e stacca la Ford Escort di Bjørn Valdegård, che diventerà il primo campione del mondo piloti. Visto il successo, Arnisch, a grande richiesta, fa il bis e vince anche il Tour de Corse. Insomma, niente male per una macchina che la dirigenza del gruppo Fiat vuole pronta per il museo, ma la parte più divertente deve ancora arrivare. Il colpo più bello è al Rally di Sanremo, la gara italiana del mondiale. Dopo 7 giorni e 7 notti di gara, Tony Fassina e Mauro Mannini, con la Stratos HF del team Piave Jolly Club sponsorizzato dai concessionari Lancia, vincono dando 4 minuti e 14 secondi alla 131 Abarth ufficiale del campione tedesco Walter Röhrl, e addirittura più di 18 minuti a quella di Attilio Bettega. Quella Stratos l'ho vista al Rally Legend 2023 e ve la mostro nel video che ho dedicato all'evento, anche questo lo trovate in descrizione. Per la cronaca, Fassina vince anche il campionato italiano e contemporaneamente arriva pure quello spagnolo con il pilota amatoriale Jorge de Bagration. Ma adesso i giorni vincenti della Lancia Stratos sono proprio finiti. E invece no! Passano altri 2 anni e nel 1981 c'è tempo per un'altra storica vittoria al Tour de Corse. E sapete chi è che va a vincere? Ancora lui, quello con la faccia da impiegato del catasto, Bernard Arnisch. Ve lo avevo detto che era un personaggio incredibile. La classifica finale dice che stacca di oltre 16 minuti la Talbot Sunbeam Lotus di Guy Fréclin e Jean Todt. Sì, proprio quel Todt che vincerà tutto dirigendo la Ferrari e diventerà presidente della federazione, ma in quella stagione si gioca il mondiale come copilota. Stavolta però è davvero finita. La Stratos si vedrà ancora in gare minori nel 1982, ultimo anno in cui le gruppo 4 sono omologate mentre arrivano nelle nuove pazzesche gruppo B, tra cui la 037, la Lancia del ritorno ai rally, ma questa è un'altra storia. Quella della berlinetta con il motore V6D nata per dominare sulle strade finisce con un palmarès pauroso. Vince 3 campionati mondiali rally, 19 gare del campionato del mondo, tra cui 4 rally di Monte Carlo, 5 rally di Sanremo, 6 Tour de Corse, 3 campionati europei, 3 campionati italiani, 1 campionato spagnolo, 1 campionato francese, 1 campionato greco, 3 Tour de France Auto, 2 giri automobilistici d'Italia. E mi fermo perché chissà quanto altro potrei dire. I francesi, che di certo non amano perdere da una macchina italiana, la chiamavano la Bête à gagner, la bestia da vittorie, e non ci poteva essere un soprannome migliore. Ma pensate a quanto altro avrebbe vinto ancora per anni se non ci fossero state le scelte dei manager ad ucciderla. Voi cosa ne pensate? Commentate il video, che non vedo l'ora di rispondervi, e sempre piede sul gas.